cultura, teglia romana. Una. Panetto da 1,150 kg. Sistemare. Questo è un 80% tutta farina tipo 1 nel mulino Valsusa. Macinata a pietra, loro macinano a pietra, è una granulometria un po' più spessa. Ok, adesso andiamo a mettere in teglia. Panetto, questa è una teglia da 60x40. Adesso. E poi andiamo a sistemarla bene in teglia. Adesso vi faccio vedere. E la finiamo di sistemare in teglia. Mi sposto un po' più in qua, perché sennò sporco. Ricordatevi sempre di far girare la teglia, una tiene e l'altra porta. Questa qua la lascerò bianca. Vedete che il panetto si deve lasciare andare, non deve tirare. Se vedete che tira, aspettate un attimino e poi la mettete in forno. Okay. Voilà. Se rimangono delle bolle un po' grandi, le andate a scoppiare, perché sennò poi vi bruciano durante la cottura. Voilà. Ed eccola qui, che tanto adesso andremo a finire di cuocerla. E adesso andiamo in cottura. Lasciamo bianca perché poi la condiremo a freddo con affettati e formaggi vari. Cottura in forno David. A dopo per il risultato. Eccoci qua, teglia romana, farina tipo 1, macinata a pietra e voilà.
1150 grammi il panetto in una teglia 60x40, cotta in David forno 1, le farine ho usato mulino Valsusa. Ed ecco a voi. Ciao a tutti, alla prossima.